Dopo il successo del concerto di apertura dello scorso 25 gennaio, proseguono gli appuntamenti con Concerti a Teatro, la rassegna di musica classica promossa dalla Fondazione Carispezia al Teatro Civico e giunta quest'anno alla 6ª edizione. 8 i concerti in calendario, accompagnati da altrettanti appuntamenti di approfondimento all'ascolto. Ieri in scena sul palco del Teatro Civico 4 giovani talenti del panorama musicale classico, gli Aris Quartet, selezionati nel 2018 dalla BBC per il prestigioso progetto New Generation Artist e descritto dal canale franco-tedesco Arte come uno dei più sensazionali quartetti della nuova generazione. Fondato nel 2009 da 4 giovanissimi studenti dell'Università della Musica di Francoforte, il quartetto di archi si è imposto in poco tempo nel panorama musicale, permettendo ai giovani talenti di esibirsi nelle principali sale da concerto e nei più importanti festival internazionali. Ieri al Teatro Civico il pubblico presente ha potuto viaggiare sulle note di Haydn, Wojak e sulla sonata Kreutzer, ispirata all'omonimo racconto di Tolstoi. Prossimo appuntamento con Concerti a Teatro mercoledì 20 febbraio, dove ad esibirsi sul palco del Teatro Civico sarà il grande pianista russo Grigori Sakhalov. Perché è importante ascoltare la musica a teatro? Per me è molto importante seguire i concerti e sperimentare dal vivo la musica, perché di certo ci sono parecchi lavori discografici realizzati ed è bene ascoltare la musica anche su CD, YouTube, ma andare ai concerti significa poter ascoltare la musica anche con gli occhi, perché si può veramente capire cosa accade sul palco e la comunicazione tra i musicisti è questo, è veramente importante per vivere in maniera più completa la musica. Come si è formato il vostro quartetto? Il nostro quartetto si è incontrato 10 anni fa, avevamo tra i 15 e i 18 anni. Frequentavamo il programma Young Student a Francoforte per entrare al conservatorio. Ed è stato il nostro professore di musica da camera, Albert Buchinger, ad avere l'idea di metterci insieme in un quartetto per un progetto specifico. Ed è così che è iniziata. Non è la prima volta che vi esibite in Italia. No, infatti, siamo stati a Milano 2 volte, in Reggio Emilia e in altre città. Ma questa è la prima volta alla Spezia. Abbiamo avuto modo di visitare un po' la città ed è veramente bella.